Solita carrellata, solita spesa all'Eurospin. Ormai metto tutto qui, così non vi faccio vedere le cose uno a uno. E non c'è bisogno che vediate me. Sono sempre la stessa. Abbiamo preso funghi, 2 buste di insalata, una julienne e un iceberg. Prendo solo queste perché ogni volta poi è tutto. 2 broccoletti, uno e due, una verza. Come carne abbiamo preso sopracosce di pollo, 2 belle fette di trinca, come si chiama trinca? No, di costa, costa è costata. Poi del macinato scettissimo, che io ormai gli hamburger li faccio a casa, quindi lo succhiamo. Mozzarella di bufala, che non può mai mancare. Zucchinette, puccia salentina, banane. 2 di ceci, 2 di immancabile spinacino formaggio vegetale, 2 pacchi di gallette di riso con vente e yogurt e arancia, 3 pacchi di contorno misto, questo è l'unico che ci piace, le banane le ho fatte vedere, poi abbiamo, degli abbiamo la salsiccia, solo il switch. E poi 2 tacchini e 2 crudo. 2 tacchini e 2 crudo. La spesa di oggi. Buongiorno, anzi buon pomeriggio e buona domenica. Oggi in ritardo è il buongiorno. Sì, perché siamo stati al mare. Siamo conduciti da mezza mattina, da mezza giornata e non ho preso il telefono e non ho fatto video. Eravamo comunque sul tramontello. Adesso stiamo facendo una passeggiata in centro. Sono caldo da morire. In cattedrale, perché dovrebbe esserci la processione del Corpus Domini oggi. Non lo so se si fa in tutte le città. Da noi fanno una processione che parte dalla cattedrale e va a finire poi a Piazza San Domenico, dove c'è una statua, una Madonnina altissima. E i pompieri con la scala mettono la corona di fiori sulla testa della Madonnina, ma è una processione lunghissima. Se ci sono tutte le confraternite di Palermo, dovrebbero esserci tutti i sacerdoti. Dimmi. Ma siamo solo così a curiosare perché penso si possa fare questa cosa lunghissima. Padre Celeste, che sei Dio, Figlio Redentore del mondo, che sei Dio. Ci sono tutte le confraternite di Palermo. E dintorni sempre Spirito però nella provincia di Santo, che Palermo. sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Ah, comunque non metteranno la corona Santa sulla Madonna. Maria. Postazione Stiro. Scusatemi se non ho dato il buongiorno stamattina. Sono già le 14:43, ma oggi ho fatto di tutto e di più con il raffreddore, con una piccola forse insolazione che ho preso al mare, no, insolazione no, ho preso forse un po' di sole con tutta la protezione e poi ho fatto il bagno e l'acqua era non fredda, come diciamo a Palermo, ghiacciata. Quindi, secondo me ho un pochino di raffreddore e sapete quel caldo che si sente quando si ha la sensazione di avere la febbre, ma non ho la febbre. E infatti ho sbrigato un sacco di faccende a casa e adesso sto stirando con questo caldo. Non mi sento benissimissimo, adesso diciamo non ho vloggato nulla stamattina perché ho fatto tutto molto a rilento, diciamo, non a rilento, anzi ho lavorato pure, quindi. Infatti oggi mio marito mi diceva, detto che tu da casa fai tutte cose insieme, eh sì, mentre cucino, mentre facevo poi lo straccio e mentre lavoravo. Vabbè, non ci lamentiamo. E questo è il lunedì, dal rientro dal mare, dove ieri siamo stati, e vabbè. Ci sta, continua a stirare.
di questo martedì. Ho 1% di batteria, si sta per spegnere. Io mi sto prendendo una tisana fredda, rilassante, buonissima. Vado a fare un attimo di skincare. Siamo stati in un locale, in una birreria molto graziosa di Palermo, quindi ci andiamo spesso. Così cominciamo la serata estiva. Io sono ancora raffreddata per il bagno fatto con l'acqua a meno 360 gradi. Per questo martedì vi saluto così. Ho avuto una giornatina. Magari poi ci rifacciamo domani. Giovedì, buongiorno, buongiorno. Sì, con questa voce raffreddatissima, lì si sta consumando la mia Supradin ricarica. Sono passata da paghi poco, ho preso la pinza integrale in offerta che è buonissima, un'insalata o insalata in misticanza, albicocche, poi salva slip, grassatore, questa che è buonissima, comunque funge anche la crema per il corpo, e che ci siamo gli diamo una botta alla cellulite, anche se dico però è buona, ve la consiglio, 8 euro l'ho presa. Devo dire che se una costanza è vero che comunque rassoda un po' la pelle. Breeze, freschezza, talco, là, questo raffreddore, una besciamella per non si sa mai mi secca farla e una panna per non si sa mai cosa dobbiamo cucinare. E ciao, sì, caldissimo, caldissimo. Tempo molto nuvoloso, ma c'è caldo. E per ora io ho delle giornate frenetiche, frenetiche, infatti mi scuso a prescindere, credo che questo vlog sia poco pieno di contenuti, ma veramente non ho avuto tempo di fare nulla, 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 però grazie a Dio si lavora, va bene così. Quindi sto tornando a casa e appena torno devo soltanto togliermi le scarpe, cambiarmi le scarpe e scendere di nuovo. Questa settimana, infatti, l'ho ripetuto. Spero domani di poter avere un po' di relax. Troverete un vlog poco sostanzioso, ma l'importante è stare insieme. Non ho capito se dovevo chiamare mio marito che mi veniva a prendere. Intanto, la soluzione è la chiacchiera così per strada. Non so se vedete bene, però bello, che bella piega, la mia solita piega. Eppure se domani voglio andare un po' al mare, questo raffreddore è perché mi ho fatto il bagno domenica al mare con l'acqua gelatissima, quindi non mi farò il bagno finché non sia agosto, che l'agosto è caldo. E la piega resisterà perché io comunque la leggo con dei mollettini, quindi tranquillo. Cioè, devo andare solo per rilassarmi. Non voglio prendere sole, però c'è caldo, cioè sono un nuvolone, ma c'è un caldo, ho un caldo che con la maglietta nera sto morendo di caldo. Se avrò tempo, al limite lo faccio stasera perché poi stasera siamo a cena fuori. Vi faccio vedere ho preso due telimare al mercato, anzi veramente ne ho presi quattro, due per la doccia, come tè per asciugarci le docce del mare, e due per l'asdraio. E poi ho cambiato il costume quello intero, ho preso due pezzi che avevo già in mano la settimana scorsa, ma poi per un momento, per una cosa per l'altra, ho comprato quello intero. Quindi, gli interi se non si comprano buoni e sostengono il seno, ferrati, cuppati, non vanno. Ecco i due pezzi che ho cambiato, ecco. Bellissimo, già mi piaceva, poi bella questa mutanda turchese, poteva essere verde, secondo me ci stava meglio anche se ci sono i riportini turchesi, quindi sì. E questo è il modello, il solito modello, che mi calza bene, quindi già lo so, la misura la so. Poi ho preso questi due telimari, i telimari sono qua, li devo lavare, queste sono le sacche dove erano messi i telimari, le fantasie sono queste, una col blu e una col corallo. Ragazzi, solo 3 euro un telo solo 3 euro. Forse bianco è un po' delicato, ma ce la faremo una ragione. Il costume è 12, naturalmente. Un sabato. Ah, il raffreddore sta quasi passando. Unghiette nuove fatte ieri. E
piega, ma io me ne sto andando al mare, tanto non mi bagnerò assolutamente perché ho imparato la lezione, il bagno si fa ad agosto, sempre col mio immancabile caftano, diciamo, per il mare, borsa pronta, aspetto mio marito che viene con la moto e andiamo. Anche se c'è vento, 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 però basta, basta stare a casa, basta queste giornate. Veramente fino a ieri c'è stata una burrascata d'acqua di mattina allucinante. Ma come si deve fare? Niente, come dobbiamo fare? Quindi, oggi mare. Ho fatto quattro bocconcini, quelli che avevo fatto io e li avevo surgelati, con robiola, fesa di tacchino, frutta, niente. E ce ne andiamo a mare, al mare, a mare, tema a mare. Ciao, sono arrivati. Prima che poi la mia acconciatura fashion per non far, diciamo, scombinare la piega, fascetta, abbinata al costume. Mi metto di spalle perché poi non ci penso mai a farmi abbronzarmi un po' di spalle, quindi mi ci metto adesso, che è ancora presto presto, senza protezione. Cioè, non si fa senza protezione, però le prime ore del mattino non ne metto perché comunque un sole è un po' tranquillo, poi c'è vento, quindi neanche lo senti, e poi ci sono i ragazzi che urlano. Ma urlano, perché anche noi urlavamo, no? Non mi ricordo quando eravamo più ragazzi, giovani, non urlavamo. Così urla. Comunque bellissima giornata. Sono poi uscita dalla doccia, quindi ho tutti i capelli scombinati. Però appena io mi tolgo questo cerchietto, la piega torna per com'era. Non so se si sembra che io sia andata al mare, perché non ho questa protezione naturalmente, altrimenti mi sarei ustionata come mi sono ustionata le spalle. Recensione positivissima per questi cornetti della Dolciando alla Marena. Sono buonissimi. Merenda del pomeriggio, il sabato pomeriggio. Io credo di chiudere qua con questo vlog noiosissimo. Ogni tanto la settimana io passo pure a fare solo lavoro e basta. Comunque spero sempre di tenervi compagnia. Vi ringrazio sempre di commentare alle fedelissime, a tutte le mie amiche. Anche a quelli che non commentano, sono contenta che ci siete. Grazie anche sempre ai nuovi iscritti e che qualcuno c'è e sono contenta. Vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio settimana, un buon inizio estate, speriamo bene. E io continuo a mangiarmi il gelato. Alla prossima, un bacio, ciao.